Clayton esordi in maglia rossazzurra con un gol pesantissimo che è servito ad evitare la sconfitta che stava maturando, una sconfitta per molti versi che sarebbe stata ingiusta. Sì, sono contento per l'esordio, un po' meno per il risultato finale, ecco, perché sarebbe stato molto meglio poter festeggiare con 3 punti, però siamo stati molto bravi a stare in partita, a non disunirci e a credere fino alla fine comunque al pareggio. Poi credo sia stato un pareggio tutto sommato che rimane stretto per noi, soprattutto per il tipo di partita che abbiamo fatto. Non era semplice, però l'abbiamo voluto fortemente e ci accontentiamo di questo punto, ecco. Alla vigilia il mister aveva parlato del peso delle palle inattive a sfavore o a favore, insomma, contro il Nataresco tu hai guardato la partita dalla tribuna, era andata male da questo punto di vista. Oggi invece il Catania ha dimostrato anche di aver lavorato su questo aspetto specifico. Tu sei uno specialista perché hai fatto tanti gol con questi inserimenti. No, quello sì, poi sappiamo tutti quanti che in determinate situazioni, in determinate partite le palle native diventano fondamentali, quindi è stato molto bravo il mister a preparare, anche se abbiamo avuto pochi giorni da stare assieme e da lavorare, e quindi oggi a livello di gioco era anche un po' difficile impostare perché comunque il campo non era al massimo e comunque loro sono chiusi molto bene, quindi ci hanno concesso tantissime palle native e siamo stati molto bravi a sfruttare, ecco. Ne parlavamo anche con Rosaia, probabilmente inciso l'atteggiamento logico per certi versi della Paglianese, che dopo l'episodio favorevole che ha portato in vantaggio la squadra campana ha aspettato sotto palla per così tutta la partita. Sì, loro sono stati bravi, anche fortunati comunque a trovare il gol, forse all'unica opportunità sul calcio di rigore, che secondo me era anche un pochettino dubbio. Poi non hanno sicuramente mai tirato in porta, forse qualcosina, 2 contropiede al secondo tempo, ma niente di che. Però noi siamo stati molto bravi a stare in partita, non sbilanciarsi, a disunirsi, non concedere contropiede a loro. Il difensore centrale di una squadra ha una visione tattica, una visione di campo molto più ampia rispetto a quella di tanti altri compagni di squadra, e quindi tu hai avuto modo anche di osservare come sta in campo il Catania e secondo te sotto quali aspetti potete migliorare? Ma sicuramente oggi avrei voluto vedere un pochettino forse più di palleggio, ma il campo, come ti dicevo, non ci consentiva, e al di là di quello comunque ha visto un Catania ben messo in campo, non era manco semplice, non era scontato che fosse così, perché comunque anche il mister e tutti noi abbiamo avuto poco modo di lavorare tutti quanti assieme, perché la maggior parte è arrivata negli ultimi giorni, quindi il mister ha fatto un grandissimo lavoro, noi ci abbiamo messo tantissimo anche del nostro, quindi credo che questo punticino serve per il morale. Adesso guardiamo in positivo già la partita di domenica. Il mister ha lasciato intendere che forse se ci fosse stato ancora un po' di tempo a disposizione la rimonta sarebbe stata completata, visto che il Catania comunque ha mantenuto anche in condizioni di svantaggio una certa tenacia, una certa intelligenza, non è mai sembrato confuso. No, quello sì. Peccato che il gol fosse arrivato un pochettino troppo tardi, però come ti dicevo siamo stati molto bravi a non perdere la lucidità, a stare lì, e quindi sapevamo che non era facile perché facevamo fatica a trovare spazi e profondità, quindi siamo stati molto bravi a sfruttare le palle native e Bruno ha messo una grandissima palla, sono stato anche fortunato che la palla mi è arrivata proprio in testa. Quindi un gol tutto brasiliano e il Catania che evita così la sconfitta, hai una dedica? No, credo una dedica speciale a nessuno, quindi voglio dedicare a tutti quanti, a tutti i ragazzi che mi ha accolto molto bene in questo inizio della nuova avventura a Catania, quindi me lo godo questo punto assieme a loro. Grazie. Prego.